I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. AC. I'm so fun. Buonasera, fanciulli. Buonasera a tutti. Anche oggi siamo scesi in camper e facciamo un altro lavoretto, sempre per la storia comodino, no? Quanto so comodino io, questo è comodino 2, che voglio cambiare i porta asciugamani. Voglio cambiare porta asciugamano, porta rotolo, queste cose qua, che queste le ho già trovate qui, però sono scomode, perché come vedete abbiamo sia asciugamano da bidet, asciugamano da viso, però con il rotolo qua sotto, insomma è un po' scomodo, e volevo migliorare un po' la cosa. E ho trovato un kit accessori. Allora, il kit è questo. Nient'altro, no. Allora, comprende due porta due appendini adesivi con adesivo 3M, così sono due uguali, tutte le viti di fissaggio. Questo è un porta rotolo che io metterò in verticale, così evitiamo che sto rotolo se ne va di qua e di là quando guidiamo, quindi lo metterò in verticale, il rotolo in verticale. L'idea è quella. Questo è un altro appendino, sicuramente anche per mettere l'asciugamano quello più piccolo, ma non lo so, mo vediamo come faccio. E questo è il porta asciugamano, quello più grande. Come vedete, i due appendini piccolini sono con l'adesivo, questi altri sono tutti con le viti, in modo che riescono a sostenere un peso più consistente, anche se poi uno ci deve mettere asciugamano, insomma non è che ci deve attaccare chissà che. Questi ve devo dire che sono rimasto sorpreso dal materiale. Li ho presi su Temu per curiosità, ho comprato un paio di cazzate su Temu e ci ho trovato pure questi, e devo dire che non sono male, sono della stessa più o meno casa o come sono fatti del porta rotolone che ho lì sopra la cucina, che quello invece l'ho preso su Amazon. E te devo dire che sono belli, belli gagliardi, tutto lamiera penso sia, acciaio fino finoso, che materiale è, però è bello, bello consistente. E ora vediamo, a parte questi due che per il momento non li metterò, vediamo come montare il tutto. Allora, ok, prendiamo, allora tanto togliamo gli accappatoi. Il momento, mettiamo qua, togliamo gli asciugamani, mettiamo qua il secchietto, diamo il poggiapiedi. Oh, i ferri, vediamo un attimo quello che riusciamo a fare. Allora, vertigenica. Abbiamo tolto. Ah.
questo l'abbiamo fatto. Ora vediamo, riesco a togliere il vecchio adesivo. Hanno fatti dei buchi per mettere su portarotolo. Ok, aia. Ok, abbiamo pulito il tutto. Ora prendiamo e vediamo come metterli. Allora, se il portarotolo io lo metto così. Anche qua va bene. Allora, questo lo mettiamo così qua, questo lo mettiamo qua, anche un po' più su, anche qua così. Allora, e sto vedendo che questo qua nuovo è più spesso rispetto all'altro e potremmo intrupparci, ma quasi quasi io ci rimetto questo, spostandolo, lo sposto, e questo era messo qua. Il portarotolo lo posso utilizzare, magari messo anche più basso, ma più alto no, più basso. Questo lo sposto un po' così, sì, se mi conviene riutilizzare questo, sì, riutilizzo questo. Anche se mi scoccia, però questo ci ingombra quando stiamo qua sulla tazza, dà fastidio. Mo io poso secco, ma mo i miei figli ci intruppano. No, rimettiamo questo vecchio. Metto un pochino più alto. Ok, allora. Andiamo a occhio, ma così è dritto. Okay, poi non mi casca tutto a me. Ok, un altro qua. E una qua. Ok, poi ora dobbiamo mettere questo. Allora, mo speriamo. Questa chiave esagonale così piccola io ce l'ho, mo qua, che mo da aprire tutto il gavone, andare a prendere una cassetta di ferri, non è che mi va tanto, va? Che culo ce l'ho, vedi?
meglio essere fortunati che ricchi. E beh, volendo sì, pure qua posso mettere. Sì, lo metto di qua. Lo so, è brutto. Si può dire che non c'entra niente là, ma lì è la posizione più adatta per quello che sono le nostre esigenze, o perlomeno per come utilizziamo il mezzo, non tanto esigenze. Però aspetta, prima che faccio i buchi, sì, io dovremmo fare a non farlo uscire. Adesso siamo il portarodolo. Ecco. Così. Così è anche più comodo per montarlo e smontarlo qualora. Tanto io sono sicuro che muovi muovi i miei figli, mi dicono no, qua dà fastidio, vedrai te che mo faranno spostare. Ok, così va bene. Ok, allora adesso mettiamo qua. Allora, tanto mettiamo il rotolo qui. Invertiamo quello corto qua e quello lungo di qua. La cosa però che casca. Allora, è questo qua. Abbiamo montato anche il secchietto, questo va bene così. Non sono ancora convinto tanto di sto portarotolo, però vabbè, diciamo che vabbè. Ho tolto il poggiapiedi, l'ho messo qua dietro la tazza e niente, qua ho, madonna mia, ho lasciato libero. Però ho lasciato il gancetto, in caso non dovesse andare bene lo rimetto là dietro. E, anzi no, non pulisco, mo ceno e dopo pulisco, perché è ora. Ho fatte 8:30 e ora devo mangiare. Mo ceno, dopo pulisco e nel frattempo penso se c'ho altre cose da fare. Per il momento vi saluto, se non vedete altro. Grazie comunque per la compagnia che mi avete fatto fino adesso e ci vediamo sempre alla prossima. Ed è bella luce qua.